Diario di bordo, io sono un girovago dei treni, ma guardate bene, vuoto il treno, benissimo, benissimo. Oggi è il 6 aprile, ecco cosa riappare davanti a me. Guardate la Valtellina, finita la costiera di Cech, sto raggiungendo in treno l'immagine visiva della Val Masino, qua si va per la Val Masino, Val di Mello, dopo il Ponte Baffo. C'è una strada percorribile che raggiungo quel luogo, il bidet della Contessa, da me tanto amato, ma ancora di più, è la valle principale di Sondrio, la Valtellina. Qui guardate dove sono, il paese Buglio il Monte, tra poco vedete in alto quel paese dove si riproduce l'immagine visiva nettamente pura della costiera rettica, denominata così, mentre di fronte c'è la costiera orobica, ma de Alpi Orobie. Ho detto giusto, sto imparando tutto ora in avanti. Nel 2023 la Valtellina media, dopo aver imparato borgo, paesi più piccoli della Valtellina bassa, sto imparando, proseguendo la linea ferroviaria, arrivo alla Valtellina media, dove oggi vado a vedere un bel paese più antico, più dell'epoca passata. Chiuro, ma guardate che bel cielo, guardate di fronte dove mi trovo tuttora. Tra poco arrivo nella città che fa provincia, sì, Sondrio, queste nuvole passeggere che volano nel cielo come pensieri dell'Aldo, che volano attraverso i pensieri dei commentisti, nei pensieri dove si viaggia più in fretta, come la corrente elettrica. I viaggi, pensieri volano attraverso la mente delle altre persone, volano e capiscono che l'esistere è compreso anche nel rapporto umano con altri individui. Guardate che bella la Valtellina, la percorribilità del treno che io sto facendo tuttora. Arrivo tra poco a Sondrio, poi c'è il bus che mi porta a Chiuro. No, oggi il bus no, perché c'è il treno regionale oggi alle 13:17 che mi porta a Tirano, facendo più piccoli paesi. Io sono qua a denominare questa mia Valtellina da me tanto amata, dove io la posseggo nei più singoli borghi abbandonati, dove il mio io vola in un campo terreno, dove ho la possibilità anche di esistere in una piccola casetta donata agli eremiti e viandanti di Nazario Nesta. Vado a vedere anche oggi la casetta di Nazario Nesta, quel ragazzo che fa 50 km al giorno piedi. Io mi accontento di fare solo il sentiero del viandante a piedi, la percorribilità tutta partendo da Dubino. Io oggi sono qui, come vi ho detto, a Chiuro, vado ancora a vedere la casetta di Nazario Nesta, dove faccio un bel picnic perché c'è la cucina, il fornello e tutto, e amo essere qui in quanto sono consapevole di tante persone che mi ascoltano. Ciao Nazario Nesta, saluto anche tutti i tuoi commentisti, anche una signora che ho conosciuto molto gentile in quel luogo. Ciao a tutti.